giudizio. È in corso un'invasione finanziata e agevolata dal governo nazionale e dal governo cittadino. I numeri, perché poi fanno la differenza, non della Lega, ma del Ministero, dicono che su 69.000 domande presentate, quelle accolte per rifugiati sono 2.800, quindi 5 su ogni 100, e quelle respinte al primo colpo sono il 62%. Quindi tradotto vuol dire che a Milano, alla caserma Montello, nei Vero Stelli, stazione centrale, negli alberghi, 2 su 3 di quelli a cui paghiamo colazione, pranzo e cena sono immigrati clandestini. Ditemi voi se è normale. Quindi la responsabilità più che del comune è del governo, secondo lei? Sicuramente la responsabilità è a monte, Renzi e Alfano che fanno i vice scafisti. I sindaci della Lega dicono di no a questa vergogna, il sindaco Sala china la testa e non solo la testa e li sparge per la città. Quindi sono due colpe, una di Roma, una di Milano, fatto salvo che l'Europa se ne frega. L'Europa ha annunciato anche la creazione di un ufficio rimpatri e anche una, diciamo, la guardia costiera, cosa ne pensi? Siamo a posto. I numeri sconfortanti dicono che le espulsioni totali di quest'anno non superano le 10.000. Quindi vuol dire che a fronte di decine di migliaia di immigrati clandestini riconosciuti come tali dal governo, ne abbiamo espulsi meno di 5.000. e 5.000 respinti alla frontiera, quindi vuol dire che ci sono in giro decine di migliaia di clandestini. E come la causa principale qual è la lungaggine delle procedure per identificare chi ha diritto e chi no? Lungaggine delle procedure, mancanza di voglia di espellere, di controllare, di respingere. In questo momento ci sono in mezzo al Mediterraneo 15 navi che nell'arco dei prossimi giorni scaricheranno alcune migliaia di clandestini in Italia e lo fanno a spese degli italiani, quindi ditemi voi se è normale.